Siamo con la dottoressa Mariella Squillace, responsabile centro abusi ASP Reggio Calabria. Lei ha descritto intensamente le reazioni psicologiche delle vittime di stalker. Sì, abbiamo parlato molto di quelli che sono gli esiti, i postumi di violenze subite che non solo sono fisiche ma sono soprattutto psicologiche, che sono quelle più devastanti perché quelle più difficilmente riconoscibili, e queste vittime purtroppo si riportano dietro gli esiti dei disturbi post-traumatici, che sono esiti psichiatrici, spessissimo con danni a volte anche irreversibili. Sì, le ferite psicologiche sono quelle che difficilmente matureranno nel corso del tempo. Quali potrebbero essere gli aiuti che si possono attuare? Noi oggi lavoriamo all'interno della nostra struttura, che è l'unico centro pubblico che ormai è operativo da circa 17 anni nel nostro territorio, quindi sono orgogliosa di dire che è il primo centro pubblico come unità operativa del Meridione e ancora teniamo testa. Abbiamo un gruppo che lavora in sintonia e l'obiettivo è quello di lavorare con i nuovi programmi per le vittime di abuso e di violenza, che hanno un buon recupero nell'autostima, nel riconoscersi e nel riuscire a ricomporre, ricompattare la frammentarietà prodotta da queste condizioni di malessere. Non è un lavoro facile, però devo dirvi che i risultati li vediamo. Ecco, oggi si parlava di una ragazza violentata, entrata in un giro di pedofilia, che fra qualche mese si sposa felicemente. Ecco, questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra forza ed è quello che forse voi avete letto dalla mia relazione, il pathos, perché ce lo viviamo in prima persona e ce lo sentiamo addosso, quindi quando otteniamo i veri risultati sono quelli che ci danno la forza ad andare avanti, ad aiutare altre vittime, perché crediamo che comunque dalla violenza si può uscire veramente. È importante sviluppare la resilienza. Sì, sì, quella assolutamente. Noi dobbiamo stimolare queste vittime a trovare quelle risorse che comunque noi abbiamo. Io lo dico sempre, lo dico comunque. Dalla sofferenza, dal silenzio, dalle violenze, dagli abusi, dalle atrocità della vita, se ne può uscire fuori se tiriamo fuori quelle che sono le nostre risorse, perché ci sono. E quelle ci permettono di riniziare una nuova vita, che è quella che viene subito dopo le violenze. Qual è un consiglio che si potrebbe dare alle donne vittime di stalking? Non siate sole. Non chiudetevi nell'isolamento, affidatevi a chi vi vuole bene, rintracciate chi vi vuole bene, perché lo stalker allontana proprio dalla rete familiare, quindi ricompattate i riferimenti affettivi che vi possono sostenere, fatevi aiutare nel fare rete perché non siete più sole e poter combattere chi vi fa del male.